Ciao Andrea, come stai? Intanto vorrei farti gli auguri di buon compleanno. So che in questo momento magari stai ridendo, ma credimi, non durerà per molto. E non fare finta di non sapere a cosa mi riferisco. Sappiamo tutto ormai, e anzi, ti dirò di più. È giunto il momento di rivelare a tutti quanti la verità. Bene, dunque, direi di cominciare. E partirei da questa foto scattata il 9 novembre 2022, in cui Andrea Cordella sembra tenere in mano un vocabolario. Ma se vi dicessi che questa foto è un falso? Ebbene sì, la foto originale infatti è stata sempre tenuta nascosta al pubblico. Ma eccola qui, in cui possiamo ben vedere che Andrea Cordella non aveva in mano un vocabolario quel giorno, ma il fascicolo ufficiale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Di un po', Andrea. Cosa ci facevi con quel fascicolo in mano? Ma non perdiamo la nostra pista. Abbiamo chiesto a un'intelligenza artificiale di espandere questa famosa fotografia che ritrae i due giudici in una conversazione. E guardate che cosa abbiamo ottenuto come risultato. Esatto, pare che proprio Andrea Cordella fosse accanto a loro ad ascoltare quello che si dicevano. Chissà che cosa avrà sentito e chissà cosa ci avrà fatto con quelle informazioni. Giunti a questo punto, però, la domanda dovrebbe sorgere spontanea. Dopo aver visto tutto questo interesse di Andrea Cordella verso l'attività dei giudici, ha senso ipotizzare che sia stato lui il mandante della strage di Capaci? Per rispondere a questa domanda, facciamo appello a un'ultima fotografia, ricavata direttamente dagli archivi dei servizi segreti italiani. In questa foto, raffigurante la strage, possiamo osservare in secondo piano delle figure. Proviamo a fare uno zoom digitale per poter ingrandire l'immagine ad alta risoluzione e migliorando la qualità della fotografia ci accorgeremo che una delle figure è proprio Andrea Cordella. Bene dunque, direi che non ci sono scuse. Ma aspettate, prima di concludere, ascoltiamo che cosa ha da dire su questa questione lo stesso Andrea Cordella. Sei stato tu a organizzare la strage di Capaci? Guarda, non volevo dirlo, però no, non sono stato io. Ah, a posto, a posto. Come l'ho detto, ritiro tutto quello che è stato detto fino ad ora. Andrea Cordella è evidentemente innocente, ha detto di no, ha 18 anni ormai, quindi mi posso fidare. Ma come continua il video? No, non sono stato io. Io sono il mostro di Firenze. Se nel mondo ci fosse un po' di Se non si facesse suo fratello, ci sarebbero meno pensieri e meno pene e il mondo ne sarebbe assai più bello.